Nessuna novità sul pastore Cosovaro, 41enne scomparso. Da lunedì sera l'uomo non ha fatto ritorno a casa facendo perdere le sue tracce. Nelle difficili ricerche sono impegnati più di 30 uomini, tra vigili del fuoco, carabinieri, forestale, gruppo cinofilo e soccorso alpino, chiesto l'intervento di un elicottero. Comune Termoli, prime crepe nella coalizione che sostiene Di Brino. Venti di crisi nel corso della riunione di consiglio di ieri sera. L'Assisi ha evidenziato lo scollamento tra alcune componenti del centrodestra. Due consiglieri PDL hanno votato con le opposizioni e cinque si sono astenuti. Molise TV, ai talenti, irrompe nel palinsesto serale. Il talent show della nostra emittente piace e convince per la sua impostazione gradevole e vivace, ma anche per la sua valenza educativa tra i giovani fino ai 18 anni. Successo personale anche per le conduttrici Samantha Charla e Carina Auregna. Lega Pro, campo basso proiettato sul mercato, agli ordini di Mr. Bullo si allenano il francese Lakeb, il giovane figlio Meni e l'attaccante canadese Marcoccia. Serie D, il termoli di patroni con la Cesare, guarda con interesse al salto in Lega Pro. Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Molise TG. Risulta ancora disperso il pastore 41enne Kosovaro da anni residente a Pesche. Le ricerche stanno proseguendo senza sosta, impegnati oltre 30 uomini tra vigili del fuoco, carabinieri, guardie forestali e specialisti del soccorso alpino. È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero. Vediamo il servizio. Nonostante le ricerche continuino a tappeto, ancora non si ha nessuna notizia del pastore 41enne originario del Kosovo, ma da anni residente a Pesche, scomparso nel nulla lunedì. A due giorni dalla sparizione si inizia così a temere il peggio. Le ricerche sono proseguite comunque senza sosta, i soccorritori lo hanno cercato per tutta la notte, nonostante la pioggia, ma senza esito. All'alba gli uomini dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, della forestale, i carabinieri, delle locali stazioni si sono dati il cambio. Le nuove squadre hanno continuato a cercare tra Castel e Pesche. In queste ultime ore le ricerche si sono concentrate nei pressi del Monte Patalecchia dove sorge il Santuario della Dolorata. Sul posto oltre 30 uomini per gestire al meglio le operazioni di soccorso in un'aula del comune di Carpinone è stata allestita anche una sala di coordinamento. Grazie alle moderne tecnologie sono state localizzate le coordinate del cellulare dell'uomo che risulta ancora acceso, ma non basta. Per asserire che l'uomo sia ancora vivo perché, se è vero che si è allontanato volontariamente, come mai non ha contattato la sua famiglia per tranquillizzarli? Aumenta la paura, preoccupano anche le basse temperature registrate durante la notte. Per questo, bisogna fare in fretta per agevolare le ricerche, è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero della Polizia di Stato di Pescara. Due tecnici del soccorso alpino a bordo del velivolo hanno iniziato a perlustrare la zona dall'alto, ma dell'uomo che l'unedì di pomeriggio ha fatto perdere le proprie tracce ancora nessuna notizia, era uscito di casa per recarsi dal medico di famiglia, aveva lasciato detto alla moglie e ai due figli che sarebbe rientrato presto, invece a casa non vi è più tornato. La segnalazione dell'assenza di corrente elettrica fatta da alcuni cittadini di Nuova Cliternia al 112 ha consentito di scoprire l'ennesimo furto di rame. Giunti in contrada Ramitelli, i carabinieri hanno notato che da alcuni pali della rete elettrica erano stati strappati cavi. Immediatamente sono scattate le ricerche per tentare di individuare i ladri e recuperare la refurtiva, poi rinvenuta in una zona poco lontana, ma ben nascosta dalla fitta vegetazione. I cavi sono stati recuperati restituiti al personale dell'ENEL che nel frattempo aveva ripristinato la rete con cavi in alluminio, sicuramente meno appetibili per i furfanti. Sono mogli disperate, madri e compagne talvolta senza nemmeno i soldi per le prime necessità che sempre più spesso ricorrono alle forze dell'ordine come ultima spiaggia per tentare di evitare la rovina delle loro famiglie a causa del gioco d'azzardo e dei terribili contorni che lo caratterizzano. Proprio in quest'ottica di prevenzione si inquadra l'operazione messa a segno degli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Campobasso che ieri hanno posto sotto sequestro numerose apparecchiature video poker in un esercizio pubblico di Boiano. Vediamo! Videopoker, slot machine, ma anche semplicemente macchine mangia soldi nelle quali sempre più persone investono i propri risparmi, con un'unica speranza, quella di ricavarne un importo di gran lunga superiore di quello investito. A incentivare un numero sempre più elevato di accaniti giocatori il sogno del denaro facile, al quale in tantissimi affidano la malinconia e a volte la disperazione di una crisi economica senza precedenti, una recessione che ai più giovani fa vedere il lavoro come un miraggio, mentre per tutti i tutti coloro che lo perdono tinge di nero il proprio futuro. Se molti nuclei familiari perdono la propria unità a causa del fenomeno che di giorno in giorno si propaga a macchia d'olio, dietro le scommesse dei videopoker il più delle volte si cela anche un giro di traffico illegale. Lo stesso forse che avrebbe indotto la Guardia di Finanza a effettuare un sequestro preventivo di alcune slot machine presso un esercizio al pubblico di Boiano, forse qualche segnalazione è arrivata da cittadini che avevano visto più di qualcuno perdere nel gioco tutto ciò che possedevano. Mentre le indagini delle fiamme gialle sono in queste ore, volte alla verifica della regolarità degli apparecchi elettronici, qualcuno nel popoloso centro matesino ricorda ulteriori vicende legate al vorticoso mondo del gioco d'azzardo. Un ulteriore caso che riapre la questione della cosiddetta febbre delle scommesse dilagante in Italia, così come in Molise. Secondo il monitoraggio dei CERT Molisani, servizio tossicodipendenze, sono 1667 i molisani con problemi di dipendenza dal gioco. Tra questi, 1206 si classificherebbero come come assuntori abituali di sostanze stupefacenti per una percentuale del 73%, il 26% del totale è rappresentato invece dagli alcolisti. Dati questi che seppur evidenziano come il gioco sia in stretta correlazione con altre forme di dipendenze aprono uno scenario desolante dove la realtà è destinata a diventare ancora più triste perché affida il proprio destino a futili quanto pericolosi stratagemmi. È dibattito aperto all'interno della maggioranza consigliare del Comune di Termoli. Ieri sera durante la riunione dell'assise civica due esponenti del PDL hanno votato insieme all'opposizione e altri cinque si sono astenuti sulla vicenda del giudice di pace. Per il sindaco Antonio Di Brino è la prima debacle in aula da inizio legislatura. Il servizio. Per la prima volta dall'inizio della legislatura il sindaco di Termoli Antonio Di Brino accusa il colpo in Consiglio Comunale andando sotto sulla questione della salvaguardia del giudice di pace. Impossibile ormai salvarlo in quanto il termine ultimo era stato fissato allo scorso 13 novembre ed il municipio per bocca dello stesso primo cittadino aveva fatto sapere di non potersi permettere ulteriori spese per mantenere in vita gli uffici di via Corsica. Tuttavia qualcuno se l'è legata al dito chi magari in prima persona aveva speso il suo tempo mettendoci in mezzo anche la propria faccia, in primis il consigliere del popolo della libertà, Annibale Ciarniello, che si è poi tirato dietro anche Stefano Pericone ed altri cinque pigliellini. Questo perché i popolari liberali durante la discussione sulle variazioni di bilancio hanno presentato dai banchi dell'opposizione un emendamento che chiedeva di spostare i 10.000 euro proprio in favore dell'ufficio del giudice di pace. È stata come una sorta di scintilla che ha iniziato ad animare la seduta, in quanto tutti sapevano che a quel punto tutti tutto sarebbe potuto accadere. Il sindaco di Brino ha provato a spiegare nuovamente la propria posizione sul giudice di pace, ma non è riuscito completamente a far breccia all'interno della propria coalizione. Al momento del voto infatti cinque Pidellini si sono astenuti e Ciarniello insieme a Perricone hanno votato con tutta l'opposizione, facendosi sì che l'emendamento fosse approvato con un solo voto in più di quelli che ieri sera erano a disposizione del primo cittadino. Un emendamento che a livello sostanziale lascia il tempo che trova in quanto non è più possibile salvare gli uffici di via Corsica. La vicenda però potrebbe aprire un dibattito politico all'interno della maggioranza consigliare in un momento in cui si stanno mescolando le carte in vista delle prossime elezioni regionali. Di accusa il colpo, sorride e smentisce la fragilità della propria coalizione, anche prima della stessa seduta consigliare, ma questa volta almeno i numeri non gli danno ragione. 1.800 kg di rifiuti recuperati sui fondali delle isole Tremiti, questi sono i risultati della campagna Mare Pulito Comincia da qui. Promossa e finanziata dal Parco Nazionale del Gargano, l'iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente, ha visto il coinvolgimento di numerosi subacquei giunti da varie regioni d'Italia che hanno con entusiasmo contribuito alla raccolta dei rifiuti abbandonati sui fondali delle Diomedee. Torniamo alla politica. Le primarie del centro-sinistra in Molise hanno tracciato uno scenario particolare cui gli esponenti politici locali guardano con interesse. È soprattutto la posizione del segretario regionale del Partito Democratico, Danilo Leva, a essere sotto la lente d'ingrandimento della politica nazionale. Una dirigenza che, seppure conferma il suo ruolo di vertice alla guida del PD molisano, continua a nutrire qualche dubbio sul successo del partito. Dubbi alimentati anche dal successo che in Molise hanno riscosso, sia il giovane sindaco di Firenze Matteo Renzi, sia il governatore della vicina Puglia Nichi Vendola. Vediamo. Si continua a riflettere sull'esito delle primarie, o meglio, e soprattutto il Partito Democratico a guardare con interesse agli sviluppi regionali. Complice di tale attenzione è il successo che il giovane sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha avuto in Molise grazie all'appoggio del primo cittadino di Riccia, Michaela Fanelli. Oltre all'exploit del governatore della Puglia, Nicchi Vendola, successo quest'ultimo ha avuto sia nel capoluogo di regione sia in tutto il Basso Molise. Sarebbero stati proprio tali risultati ad aver portato un certo scompiglio nel partito democratico dissensi che avrebbero a capo come sempre la regia di Roberto Ruta. Certo è che in vista di tavoli di confronto per unire le anime del centrosinistra le primarie in molise hanno più disturbato che unito. Le regionali sono alle porte, anzi con l'ultimatum dato la polverini in molise si potrebbe votare anche a febbraio e allora tempo non c'è per discutere, programmare, fare le primarie, ma soprattutto cambiare il segretario regionale Danilo Leva. Le avvisaglie del consigliere regionale di costruire democrazia Massimo Romano tornano a dire che nel PD regna la confusione e i dati delle primarie nazionali dicono che il Molise resta sempre la regione della controtendenza. A questo punto forse ci vorrebbero le primarie in Molise nel PD non per scegliere il candidato presidente della regione Molise, ma per decretare chi deve essere il segretario del Partito Democratico. Da Fornelli Danilo Leva ha ringraziato i volontari che hanno operato per la riuscita, mentre a Riccia si continua a festeggiare il risultato ottenuto da Renzi. Non bisogna poi dimenticare come lo stesso Leva sia in cerca di visibilità per un posto da consigliere regionale alle prossime elezioni. Altra anomalia: il segretario di un partito, a nostro avviso, non dovrebbe candidarsi perché c'è una netta discriminazione con gli altri candidati del partito. Se uno lavora per il partito, non può poi cercare un posto da consigliere. Ma questo è un altro ragionamento che richiederebbe una maturità talmente ampia che spesso e volentieri in politica non si riesce mai a raggiungere. Intanto, mentre dalla capitale il responsabile degli enti locali Davide Zoggia e il coordinatore nazionale del comitato Bersani Roberto Speranza avrebbero riconfermato la fiducia all'Eva, qui Molise continuano i rinvii per le riunioni dei segretari dei partiti per scegliere il da farsi. Frattura sembra sempre più sole e soltanto l'Italia dei Valori lo vuole come premier del Molise. Vedremo cosa starà escogitando Roberto Ruta per offrire un partito pronto a ridosso delle elezioni. È previsto per questo pomeriggio alle 16 il primo Consiglio comunale di Sernia. Dopo la sentenza del TAR datata 9 novembre, il sindaco Ugo De Vivo prova a tornare nell'aula di Palazzo San Francesco. Nel corso della prima convocazione della prima riunione del Consiglio dell'era De Vivo è prevista la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente del Consiglio, l'approvazione del documento programmatico e il giuramento del sindaco. Al termine sarà eletta anche la Commissione elettorale comunale. L'assessore regionale alla programmazione Gianfranco Vitaliano si è dimesso dalla delega alle società partecipate della regione, un'uscita dal vortice anche mediatico che si era incentrato a lungo sui disastri di Solagrita e Zuccherificio, che probabilmente aveva reso difficilmente conciliabile anche il suo rapporto con il governatore. L'assessore esce dalle partecipate ma è già pronto a partecipare avendone titolo la gestione di nuovi fondi, forse un tantino elettoralistici per i paesi terremotati. Vediamo. Dovendo parlare oggi dell'assessore regionale, ex partecipato ma ancora programmatore in parte anche dei guai Molisani pregressi e per conseguenza di prospettiva Gianfranco Vitaliano, non possiamo non registrare un fatto saliente accaduto qualche giorno addietro. L'assessore di Pietro Abbondante ha deciso di rimettere la delega alle società partecipate del Molise proprio quando si intravedevano spiragli di luce sulla vicenda che era stata a tinte fosche fino a qualche giorno fa e che avviluppava l'ex Lagrita Loggi Gam. Da quello che è trapelato all'esterno del palazzo di Via Genova, il presidente della regione Molise non ha fatto una piega ed è andato dritto dritto a Monteverde di Boiano. Dove intercettato dai nostri inviati ha dichiarato ufficialmente la corrispondenza degli stipendi per le giornate successive. E intanto cosa starà facendo l'assessore alla programmazione della regione? Certo l'attrito, nemmeno poco radente, tra i due è datato in molte circostanze, come nel caso Perno ad esempio. L'italiano ha dovuto mettere in bella mostra il suo viso, ma oggi che ha ritenuto ben colma la misura sembra abbia lasciato le traballanti partecipate alla regione, ma non ha disdegnato forse del suo compito istituzionale di sedersi al tavolo dei sindaci dei paesi terremotati, dove con i nuovi fondi in arrivo e da spartire tra i vari comuni e sindaci, il suo ruolo decisivo sarà certamente evidente e accattivante. Insomma, il dolce sì, ma il sale e le partecipate meglio lasciare agli altri, tanto si vota e per restare in tema tutto fa brodo. Insomma, della serie usciamo dalle partecipate, ma partecipiamo ad altro. Il Presidente della Regione Molise, Michele Iorio, ha firmato l'accordo denominato Strategia Integrata di Riqualificazione Territoriale con i sindaci di Monteroduni, Longano, Montaquila e Sant'Agapito. Il programma prevede l'attivazione di una serie di progetti per lo sviluppo del territorio dei comuni interessati per 1.800.000 euro. Potrà così partire, ha detto il Presidente Iorio, una serie di progettualità che consentiranno di mettere nel sistema economico regionale importanti risorse. Risorse che saranno una boccata d'ossigeno per le imprese e per l'occupazione ad esse legate. Molti posti di lavoro persi, migliaia di lavoratori che dal 1 gennaio resteranno senza lavoro e blocco degli appalti. Questi dati allarmanti sull'edilizia molisana che sono emersi durante il vertice tra il prefetto Francesco Paolo di Menna, l'assessore regionale Lavori Pubblici Antonio Chieffo e le rappresentanze sindacali. Alla fine dell'incontro il prefetto di Campobasso ha avviato un tavolo di confronto permanente e fissato una nuova data per fare il punto sulla situazione. Ancora scontri e polemiche tra maggioranza e opposizione al Comune di Campobasso. Il primo cittadino ha scelto di non partecipare al Consiglio comunale di ieri dove all'ordine del giorno era prevista l'avvertenza Solagrital. Il consigliere Adriana Izzi ha proposto la sfiducia del sindaco Gino di Bartolomeo non accolta dalla maggioranza. Vediamo. E ancora scontro tra i banchi di Palazzo San Giorgio a Campobasso. Dopo aver discusso l'ordine del giorno sulla Solagret, al portato in assise in diversi comuni della provincia di Campobasso che si stanno attivando per la convocazione nella capitale di un tavolo istituzionale e che nel capoluogo è stato fortemente voluto dagli esponenti politici del movimento civico L'Ascolto: Maria Laura Cancellario, Marilena Niro e Adriana Izzi, la polemica si è infuocata nuovamente sul numero legale. A tuonare contro la maggioranza ancora una volta il consigliere. Di cittadino Izzi, che non ha accettato certo di buon grado il fatto che per l'ennesima volta il primo cittadino abbia non voluto presiedere in una seduta dove il cui ordine del giorno riguardava una questione così importante come la solagrital, che oltre a paralizzare l'economia di una regione sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie. L'ordine del giorno ha sostenuto la Izzi avrebbe meritato un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto del sindaco Di Bartolomeo, che ancora una volta non si è preoccupato di salvare la propria dignità. La Izzi si è ancora una volta proposto perciò la sfiducia del primo cittadino, ovviamente monito non colto dalla maggioranza che nella seduta ripresa nel pomeriggio non ha fatto raggiungere il numero legale. Ma i consiglieri presenti hanno tuonato contro l'opposizione perché loro erano lì e continuavano a assicurare il regolare svolgimento dei lavori. Intanto a breve sarà convocata una prossima seduta dove il clima sarà certamente rovente. Notevole interesse del pubblico per la prima puntata del nostro programma ITALent dedicato ai giovani talenti artistici delle scuole molisane. Il programma andato in onda ieri sera ha registrato ampi consensi sia da parte del pubblico da casa sia da quello del web che ha seguito la puntata in diretta streaming su www.molisetv.com. I primi sei concorrenti potranno essere sostenuti da casa attraverso il televoto che sarà attivo per tutta la settimana. Vediamo il servizio. Ampi consensi da parte del pubblico per la prima puntata di iTalent, il programma di Molise TV dedicato ai giovani talenti nel campo della musica e della danza. Sei concorrenti che si sono esibiti nelle varie discipline messe a concorso. Sono stata troppo amata. Dedicare ai ragazzi è una giuria d'eccezione, il cui voto andrà a sommarsi all'esito del televoto da casa. Ospite della puntata la referente dell'ufficio scolastico regionale del Molise, Anna Paolella, che ha dato il suo personale in bocca al lupo ai concorrenti, ribadendo quanto sia importante garantire il protagonismo attivo dei ragazzi. Devo dire che sono piacevolmente colpita dalla professionalità prima di tutto del contesto, e anche dalla naturalezza di questi ragazzi, perché mediare tra l'emozione che naturalmente si prova in una trasmissione televisiva e anche l'impostazione che danno al corpo, che danno anche alla voce, alla musica, devo dire che complimenti. Al di là del voto siete davvero bravi. E dimostrate di nuovo, io lo dico, che la formazione e l'educazione non si acquistano solo a scuola, ma si acquisiscono anche in altri contesti come un, un ambiente televisivo. Complimenti e in bocca al lupo. I Talent tornerà in onda il prossimo martedì alle ore 21 sul canale 611 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito www.molisitv.com. A Isernia il nuovo piano di dimensionamento scolastico 2013-2014, presentato ieri dall'assessore provinciale all'istruzione Antonio Tedeschi, non piace nemmeno ai sindaci dei comuni del circondario. Così l'approvazione slitta martedì prossimo il servizio. Il piano provinciale di dimensionamento scolastico 2013-2014 presentato ieri nell'aula consigliare dell'ente di via Berta dall'assessore alla pubblica istruzione Antonio Tedeschi non ha ottenuto i pareri favorevoli dei sindaci della provincia di Sernia. Dall'anno prossimo le dirigenze scolastiche passeranno da 22 a 14 e proprio partendo da questo dato che l'assessorato all'istruzione ha formulato il nuovo piano. A Isernia gli istituti superiori perderanno una presidenza, il liceo Scientifico Ettore Maiorana, il classico, il magistrale Cuoco avranno un'unica dirigenza. Stessa sorte per l'istituto Fermi, Litis Mattei e liceo Manuppella. Anche gli istituti scolastici di primo grado perderanno una presidenza. Prevista la fusione tra la scuola media Andrea Di Sernia e la Giovanni XXIII sono soltanto sette le dirigenze che potranno restare in piedi sul restante territorio Pentro: quella di Agnone, di Carovilli che raggrupperà 12 comuni, quella di Cerro Alvolturno e di Frosolone. Pozzilli e Monteroduni avranno una sola dirigenza e raggrupperà 10 comuni. A Venafro sono previste invece due presidenze presso gli istituti comprensivi Pilla e Don Giulio Testa. Questa è la proposta avanzata dall'assessore Tedeschi che è destinata però a subire una variazione perché non è piaciuta ai sindaci presenti all'incontro. Nelle prossime ore, dunque, l'assessore Tedeschi studierà un nuovo piano sulla base delle osservazioni dettate dai primi cittadini. Piano che verrà poi ripresentato. A martedì prossimo. La Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II ha nominato il professor Giovanni Scambia nuovo direttore scientifico della struttura. Scambia svolge il delicato ruolo che lo vede in primo piano nel promuovere e coordinare l'attività di ricerca e di formazione svolta dalla Fondazione presiedendo nel Comitato Scientifico. Il nuovo direttore sarà il punto di riferimento di tutte le attività scientifiche e cliniche. Vorrei porgere un ringraziamento a Commentato Scambia a tutti coloro che collaborano al potenziamento dell'attività di ricerca. Scambia ha inoltre ringraziato anche il professor Giovanni Di Gaetano per aver avviato la ricerca in campo biomedico del centro fin dall'inizio della sua attività. Questa era l'ultima notizia, prima di salutarci vediamo insieme le previsioni per la giornata di domani. Il Meteo è offerto da. Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero Verdi 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Previsioni del tempo per giovedì 29 novembre, un flusso di correnti umide sud-occidentali continua a interessare il basso versante adriatico, rinnovando annuvolamenti frequenti sulla dorsale tirrenica con piogge diffuse su Molise interno e Lucania tirrenica, nubi sparse in transito altrove ma senza fenomeni di rilievo, temperature in generale diminuzione, venti sud-occidentali, mari molto mossi anche agitati a largo e lungo le coste esposte. Passiamo alle temperature: Campobasso minima 6, massima 8 gradi, Isernia minima 7, massima 13 gradi, Termoli minima 12, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da. Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero Verdi 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Per questa edizione è tutto, dopo di noi colleghi dello sport vi ricordo che il telegiornale ritorna alle ore 19.45. Grazie per averci seguito.